Tango. Ben ritrovati con l'informazione, parliamo subito di coronavirus, forte balzo in avanti nei casi di positività coronavirus in Veneto con 85 nuovi casi rispetto a ieri sera. I casi totali salgono quindi a 856 e cresce anche il numero dei morti, 26 con 5 nuove vittime, 4 delle quali sono pazienti che si trovano ricoverate a Treviso. Lo ha reso noto l'ultimo report diffuso dalla Regione del Veneto, quasi stabile il numero delle persone ricoverate, 204, mentre sono 67 quelle in terapia intensiva. I malati dimessi finora sono 47. Le pattuglie della Questura di Padova, come quelle dei Carabinieri e della Polizia Municipale, sono impiegate nel servizio di controllo del territorio in relazione alle prescrizioni previste dal DCM 8 marzo 2020 per il contenimento del coronavirus. Sono in corso mirati posti di controllo dei flussi di traffico in entrata ed uscita dal territorio padovano per verificare la sussistenza delle esigenze prescritte per allontanarsi o entrare nell'area di contenimento. Le autocertificazioni esibite dalle persone identificate nel corso dei controlli saranno oggetto in questi giorni di ulteriore verifica proprio per appurarne la veridicità. Attraverso la varia consultazione di diverse banche dati e archivi informatici, abbiamo voluto capire anche noi di Caffè TV 24 di più sull'utilizzo delle autocertificazioni. Vediamo. Abbiamo scritto, alcuni erano in viaggio per lavoro, questo stava spostando il suo domicilio, motivi di lavoro, uno al tribunale, uno di una ditta privata, ce l'avevano già compilato. E dopo abbiamo dei nostri commissari, i nostri capi ci hanno detto appunto di sensibilizzare, di dirgli che se non è necessario lo spostamento, che rimangano a casa, insomma, anche il discorso di fare la spesa. Controlli estesi anche a verificare il rispetto degli orari di chiusura imposti agli esercenti nella circostanza. Una pattuglia alle 18.30 di ieri in zona Stanga ha riscontrato l'apertura di un bar con all'interno una decina di avventori. La proprietaria è stata denunciata in stato di libertà per la violazione della legge e i clienti ovviamente allontanati. La Guardia di Finanza di Parma, durante le ordinarie attività di controllo del territorio a seguito di una segnalazione al 117, hanno individuato una sala slot all'interno della quale un dipendente in servizio al bancone posto all'ingresso aveva abusivamente posto in vendita dei prodotti disinfettanti e delle mascherine chirurgiche. Il soggetto sanzionato in maniera amministrativa per la condotta appena ricordata in violazione del codice del commercio è stato segnalato poi alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di ricettazione, in quanto è stato accertato durante il controllo che i dispositivi medico-sanitari provenivano dalla locale AUSL. È stato identificato in CP, 40 anni, residente a Parma, il dipendente della locale AUSL che avrebbe sottratto il predetto materiale all'azienda sanitaria per poi rivenderlo per la vendita al fine di ottenerne ovviamente un profitto personale. I prodotti erano venduti a prezzi esorbitanti, 70 euro per una mascherina, sfruttando in modo speculativo l'aumento della domanda dell'ultimo periodo. Inoltre è stato individuato un altro operatore sanitario, GI, di 58 anni, residente a Torrile, in provincia di Parma, in possesso presso la propria abitazione di altra merce sottratta all'azienda ospedaliera di Parma. Nuovi guai invece per il locale C-Class, gestito da un 57enne nigeriano che si è già visto sospendere la licenza a più riprese per la presenza fissa di pregiudicati e di spacciatori nel proprio circolo. Ieri sera i carabinieri di Padova hanno raggiunto il club per verificare il rispetto dell'orario di chiusura anticipato come previsto dal decreto ministeriale. Anziché trovare le serrande abbassate e il bar deserto, i militari si sono visti davanti agli occhi una scena di consueta apertura. All'interno vi erano circa 30 persone di cui venivano tranquillamente serviti alcolici e bevande. Immediato l'ordine di sospendere l'attività e chiudere il club allontanando gli avventori mentre venivano attuate le sanzioni previste dalla legge.
e Mitch, nigeriano, 57 anni, residente in città, illegale rappresentante del C-Class, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti. La stessa sorte è toccata anche al barista, un connazionale di 40 anni, CM, anch'egli residente a Padova. I militari hanno inoltre provveduto a segnalare le irregolarità alla prefettura, avanzando la richiesta per la sospensione della licenza. A metà febbraio il locale aveva già ricevuto una multa da 7.000 euro per inosservanza alle norme igienico-sanitarie e ad ottobre scorso la chiusura per spaccio di droga all'interno del locale. Poca, davvero poca la gente in giro, la città è pressoché vuota dalla stazione ferroviaria al centro città, negozi tutti deserti a parte le farmacie, sono gli unici luoghi da cui si scorgono delle fila, alcune più consistenti, altri meno, ma sono gli unici esercizi che attraggono clientela. Mentre si vedono commesse dei negozi ingannare il tempo cambiando le vetrine, riordinando scaffali o leggendo libri, come capita se si transita di fronte ad alcuni di via Roma, le farmacie sono frequentate da persone di tutte le età. Il coronavirus ferma anche il Caffè Florian di Venezia, il locale del 1720, uno dei simboli della città nel mondo, è chiuso fino a data da destinarsi in ottemperanza alle nuove decisioni prese per contenere l'emergenza del Covid-19. Una decisione, la chiusura temporanea, che seppur a malincuore, spiega una nota del Florian, è stata maturata alla luce di un aggravamento delle già numerose incognite presenti in questa situazione difficile e di allarme, ma anche altri molti locali meno blasonati che sono nelle varie città venete hanno deciso di abbassare le saracinesche in forma autonoma. La situazione del carcere circondariale di Padova a 24 ore dalla protesta dei detenuti e dagli incidenti sopiti dalle forze dell'ordine intervenute a sedare i tumulti conta, lo ricordiamo, oltre 10 feriti tra le forze dell'ordine. Ascoltiamo dalla viva voce di Don Marco Cappellari, cappellano del carcere circondariale di Padova, e dalla dottoressa Mirella Gallinaro, garante regionale per i diritti delle persone, quanto accaduto. Vediamo. Ecco, siamo nella casa circondariale di Padova. Ecco, come avrete sentito, insomma, nelle ultime ore tutti gli atti di violenza, le varie proteste che si sono verificate, ecco, in tutta Italia. Anche qui c'è stata un po' di protesta, però la situazione è veramente sotto controllo. C'è stato un continuo dialogo con la popolazione detenuta da parte dell'amministrazione, della direzione. Da parte mia c'è stato un interesse continuo, proprio anche nei dialoghi con i detenuti stessi, loro stanno bene e desiderano far sapere all'esterno che stanno bene. Ecco, da parte nostra c'è tutto l'impegno, ecco, di assicurare loro il benessere fisico, prima di tutto, e poi anche quello psicologico. Anche la diocesi stessa si è mossa per dare un contributo, per ricaricare le schede telefoniche di meno abbienti, e lo abbiamo fatto ieri. E quindi abbiamo cercato di rispondere, ecco, alle richieste e ai bisogni primari più urgenti per rassicurare proprio la popolazione detenuta e per favorire un clima sereno all'interno dell'istituto. Io ieri ho mandato una lettera di partecipazione di solidarietà da parte dell'ufficio del garante ai direttori, ai comandanti, agli educatori, alle persone che in qualche modo in questo momento vivono una situazione, si vive anche all'esterno una situazione di preoccupazione in questo momento dal punto di vista sociale e sanitario, ed è chiaro che un ambiente fragile come è il carcere si sente in modo particolarmente acuto, per cui è importante intanto che anche fuori ogni tanto si pensi che esistono queste strutture, esistono, e quindi devono entrare nel nostro campo di attenzione e quindi anche di pensiero, di preoccupazione per chi fosse credente, di preghiera, di capire che insomma sono tutti in qualche modo facenti parte della nostra comunità territoriale, e in secondo luogo fare tutto quello che è possibile per rendere la situazione di minore tensione, dando in qualche modo dei segnali che non sono abbandonati. Perché per chi è in carcere
non avere colloqui in questo momento è una cosa faticosa. Però anche all'esterno, io ho figli e nipotina a Bologna, non posso mica andare. Ma capisco che per loro è più importante, quindi devono avere più attenzione. Oggi la Giunta regionale del Veneto ha approvato la prima proposta di variazione generale di bilancio presentata dal vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin. Valutata l'urgenza, la Giunta ha proceduto ad una revisione dei vari budget assegnati con l'approvazione del bilancio 2020-2022. In via prioritaria sono stati destinati 5 milioni di euro agli interventi a sostegno delle imprese e famiglie venete nell'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus, in attesa che si concretizzi poi il provvedimento di legge governativo su tutti cui gli assessori regionali e le loro strutture già stanno lavorando dalla scorsa settimana. La Regione si sta fortemente impegnando affinché il Veneto venga assegnata una quota significativa dei 7 miliardi e mezzo di euro stanziati finora a livello nazionale. Sono già stati stanziati 600 mila euro da destinare ad iniziative per la promozione e la valorizzazione del nostro turismo veneto. Sempre oggi la Giunta regionale, su richiesta dell'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti, per fornire un ulteriore tangibile sostegno all'economia veneta, ha deliberato di reperire 12 milioni di euro per la messa in sicurezza di strade, ponti e gallerie. La variazione di bilancio ha tra i provvedimenti inoltre anche un'azione di sostegno in favore delle categorie economiche danneggiate dagli eventi atmosferici dello scorso autunno, destinando tra l'altro 800 mila euro. Su richiesta dell'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan, la somma è destinata al mondo imprenditoriale della pesca, duramente colpito dagli eccezionali eventi marini proprio di novembre scorso. È iniziata in Veneto l'operazione di rientro in servizio di tutti gli operatori sanitari asintomatici posti finora in isolamento per contatto a rischio di coronavirus e sottoposti a sorveglianza attiva. La Direzione Regionale Prevenzione ha infatti inviato oggi un'apposita comunicazione a tutte le ULS e aziende ospedaliere e ha richiamato in servizio il personale in questione. In base alla normativa emessa, la sospensione dell'attività per tutti i dipendenti avverrà soltanto se sintomatici o con tampone positivo. Alla data di oggi, gli operatori in isolamento domiciliare perché contatto stretto di caso sono in Veneto ben 656. Il governatore Luca Zaia oggi ha ringraziato tutti i 57.000 lavoratori della nostra sanità che si stanno prodigando senza porre limiti alla fatica. Vediamo. 125 sono le assunzioni oggi autorizzate. Sì, quindi famose, queste sono già in servizio. Okay? Dopodiché oggi adesso Azienda Zero sta facendo una ricognizione e rispetto anche alle norme che ci sono in quel decreto possiamo assumere in deroga tutto, compresi, come diceva il Presidente, anche i dottori, i medici, i laureati e abilitati, quindi possiamo anche andare a pescare su quella famosa selezione di 500, se ricordate, che abbiamo fatto per il corso e che avevamo iniziato i corsi per il pronto soccorso. Quindi adesso stiamo facendo la ricognizione con la zero complessiva e andremo quindi, se necessita, di assumere anche pescando da quei bandi là che erano già attivati. Il professor Crisanti sta lavorando un progetto concordato con noi. È un progetto che purtroppo non riesce ad andare a testare 5.000 di medico. Se riuscissimo a testare 60.000 italiani, facciamo come a voi, isoliamo i positivi, che spesso i più insidiosi sono i positivi asintomatici, che diffondono il virus e non hanno neanche il raffreddore, e avremmo risolto il problema, non sarebbe neanche stare qui a fare riunioni, eccetera. Però il professor Crisanti c'è un progetto che spero. Guarda, ci siamo sentiti tutto il fine settimana qui a Londra, rientra oggi o domani, e ha lavorato sulla base di ragionamenti che abbiamo fatto. Abbiamo un progetto che comunque vuole essere un po' più radicale e diffuso sul territorio, però ve lo presenteremo nei prossimi giorni in maniera dettagliata, anche perché prevede anche tutta un'organizzazione che non prescinde dal fatto che conosciamo la situazione di VO e non prescinde da quello che abbiamo fatto a VO. Posso dirvi questo per adesso.
Sì, la domanda era appunto anche per tranquillizzare appunto queste misure restrittive, magari le persone da casa si aspettano, non so, corriamo in ospedale, andiamo a fare il tampone. Le indicazioni sono sempre quelle di sentire al telefono il medico di base, non andare dal medico direttamente, telefonare. Il medico di base conosce proprio il paziente, meglio del 118 di chi altri, dà delle prime indicazioni, chiederà l'eventuale isolamento con la sorveglianza, vuol dire sta in casa e se sentimo, tradotta in Veneto, potrà prescrivere dei farmaci e grazie a un elemento che voi, al quale voi non rendete mai giustizia, noi ci siamo presi vagonate di insulti 2 o 3 anni fa perché abbiamo dematerializzato la ricetta, cioè abbiamo tolto la ricetta di carta. Oggi il nostro medico, a differenza di altre parti d'Italia, prescrive i farmaci, ne parla al telefono col paziente e gli dice vai nella tua farmacia e trovi i farmaci, non serve che vieni da me. E questo dal punto di vista epidemiologico è una roba straordinaria. Io sentivo il presidente dei farmaci, dei medici di base italiana, Silvestro, non mi ricordo come si chiama il cognome, che diceva in TV nazionale, diceva perché i nostri medici fanno un bel lavoro, sentono il paziente al telefono e poi per non avere il contatto lasciano la ricetta sul balcone dell'ambulatorio. Noi il balcone non ce l'abbiamo più, cioè abbiamo il bancone della farmacia. Quindi cercate anche di valorizzarlo ogni tanto queste robe, no? E non correre sempre dietro a quelli che sono sempre bastiani contrari. 450 posti letto in terapia intensiva, strutturali e operativi negli ospedali della Regione del Veneto presentano al momento un tasso di occupazione medio dell'80%, 67 di questi sono occupati da pazienti affetti da coronavirus. Da ieri ai 450 posti se ne sono aggiunti altri 48 attivati senza sbloccare l'attività, che costituiscono il primo contingente di rafforzamento della dotazione deciso proprio per fronteggiare l'emergenza e quindi portando in totale a 498 posti. E questo è l'esito del monitoraggio aggiornato riguardo ai posti letto di terapia intensiva in Veneto. Sono anche in allestimento altri 120 posti di terapia subintensiva aggiuntivi a quelli già esistenti. A partire da domani, 11 marzo 2020, sarà momentaneamente sospesa l'attività di sportello all'ufficio immigrazione della Questura di Padova, destinata al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno. Le nuove date di appuntamento saranno comunicate tramite SMS da Poste Italiane. L'ufficio assicurerà l'attività di espulsione dei cittadini stranieri irregolari e quella relativa alla ricezione tramite PEC, lo ricordiamo, asilo. quest.pd della manifestazione della volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale. La scadenza di eventuali autorizzazioni all'accesso o alla permanenza sul territorio nazionale è prorogata di 30 giorni. Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori straordinari di manutenzione alla rete idrica giovedì 12 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 13 e le ore 17, non sarà garantita la regolare fornitura d'acqua in via Armistizio, nel tratto compreso tra via Rovereto e viale San Giovanni Bosco. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile su questo intervento, a partire da oggi sarà attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Veniamo al Friuli Venezia Giulia, dove salgono a 116 i casi positivi al coronavirus in Friuli, dei quali 27 sono ricoverati all'ospedale, tra cui 6 in terapia intensiva. Si registra inoltre il decesso di una donna di 93 anni a Udine. Lo ha reso noto la regione, precisando attraverso il vicegovernatore con delega alla salute e alla protezione civile Riccardo Riccardi, che i tamponi finora effettuati sono stati 1602. Il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, durante una conferenza stampa ha invitato tutti i cittadini ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni adottate per contenere la diffusione del coronavirus, nella consapevolezza che il delicato momento richiede l'impegno personale di tutti. Sentiamo le parole del prefetto. Prefetto, lei ha cominciato il suo intervento con un appello ai cittadini. Qual è la vostra richiesta? La richiesta è di collaborazione, perché con i controlli e con la repressione credo che non si vada da nessuna parte. Certamente è una componente importante, ma rappresenta una percentuale minima di quella che è il successo di questa operazione, che è quello di interrompere il contagio.
ma che si fonda prevalentemente sulla collaborazione. Collaborazione dei cittadini, in particolare io mi sono rivolto ad anziani e giovani, gli anziani invitandoli a rimanere a casa e gli giovani a fare altrettanto, evitare momenti di socialità, avvalendosi anche della tecnologia a cui loro sono molto avvezzi. Dall'altra, ecco, approfitto anche per rivolgermi agli operatori economici, agli esercizi commerciali, ai bar, ai pub, che ci rendiamo conto avranno una ricaduta negativa da questa vicenda, ma a cui è affidata un'altra parte importante di responsabilità, perché devono fare in modo che le misure previste, il metro di distanza, il non far entrare più di un certo numero di persone per evitare appunto i contatti ravvicinati, vengano attuate e vengano rispettate. Quindi a loro io mi rivolgo in maniera particolare. Parlavamo di controlli, lei dice non è quello da cui si parte, ma ci sono anche i controlli. Io avevo individuato due punti particolarmente importanti per la struttura di questo territorio, quello frontaliero e poi il porto. Il porto rappresenta un elemento nevralgico, lo è in bene perché evidentemente rappresenta una forza economica, lo è anche però per quelli che possono essere anche alcuni rischi di presenza, di ingresso di diciamo persone che provengono da aree anche a rischio. E quindi il contagio viaggia per quelli che già lo hanno contratto in Italia, ma viaggia anche perché possono arrivare da altri paesi. Penso per esempio all'Iran, che è uno di quei paesi che esporta purtroppo anche diciamo, il contagio. E quindi la nostra attenzione sarà focalizzata sui controlli sicuramente terrestri, nelle modalità che abbiamo indicato, ferroviari, ma anche portuali. In che modo il porto? Io chiederò all'autorità portuale, mi accingo a farlo di qui a qualche minuto, appena uscirò da questo palazzo, l'acquisto di termoscanner, che sono gli strumenti che, così come viene fatto in aeroporto, aiutano a garantire che chi scende da una nave, anche per motivi commerciali, ed entra in città, abbia diciamo, una verifica sulle proprie condizioni di salute. Perfetto, la ringrazio molto. La Regione, anche per sollevare il carico di lavoro della sala operativa SOR relativamente ai molti quesiti circa le misure in vigore da oggi, invita a consultare comunque la pagina del portale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, dove una serie di domande e risposte fornisce chiarimenti su come comportarsi e dove è anche possibile scaricare il modulo aggiornato di autocertificazione per gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità o di salute. Il vice governatore Riccardo Riccardi, nel corso della conferenza stampa di oggi, a cui hanno partecipato, oltre al governatore Massimiliano Fedriga, anche il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e il prefetto di Trieste Valerio Valenti, si è espresso sulla questione degli anziani durante questa emergenza, stabilendo che da oggi la Protezione Civile sarà abilitata e quindi in grado di assistere le persone anziane negli acquisti di generi alimentari e di prima necessità, consentendo loro di non dover correre i rischi legati al contagio uscendo di casa. Per quel che riguarda la parte sanitaria, Riccardi ha spiegato che è in corso di attuazione una riorganizzazione del modello delle strutture ospedaliere, rallentando o fermando l'attività di natura programmatoria al fine di essere preparati all'impatto causato da un eventuale aumento del numero di ricoveri per coronavirus. Bene. Abbiamo terminato qui il nostro giornale, grazie per averci seguito, come sempre una buona visione dei nostri programmi, vi ricordo il nostro sito www.caffetv24.it per rimanere costantemente aggiornati.